Ciao Diego. Ciao, hai avuto una settimana molto intensa, eh? Presidente Alfonsin, il contratto, adesso arriva la Juventus. Sì, spero di vincere anche questa, perché ho vinto di andare con Alfonsin, ho vinto in quello che volevo io 4 anni. Speriamo di continuare a vincere. Qual è il pericolo maggiore di questa Juventus oggi? Intanto vedo passare l'Audrup. No, tutta la Juventus, credo che hanno fatto una grandissima squadra. E Maradona ha vinto anche con la Juventus, per la quale questa partita con il Napoli doveva segnare l'inizio di una riscossa. E lo poteva anche essere, vista la concentrazione della vigilia e l'avversario che il calendario gli opponeva. Un Napoli da 2 anni sulla bestia nera, primatista ed imbattuto. Tutti i motivi per stimolare l'orgoglio della vecchia signora. Poi c'erano le assenze di Romano e di Bagni, ideali per propiziare un successo sugli azzurri, privi di 2/3 del centrocampo tra i più forti d'Europa. Ed invece Bianchi prende le misure precise ed inventa con Filardi e Sola una linea inedita, ma sorprendentemente veloce e briosa. Il primo prende in consegna De Agostini, l'altro neutralizza Magrini. Entrambi assolvono bene i loro compiti, come fanno Ferrara che blocca Rush e Francini che controlla Bonini. Allora De Napoli, liberato da marcature fisse, spazia su più ampia zona pur tenendo d'occhio Cabrini appostato sulla fascia. Il Napoli non subisce gli stessi controlli rigidi e 2 volte nel giro di 1 minuto potrebbe raccogliere il frutto della sua costante pressione iniziale, concretizzata dalle conclusioni di uomini come Careca, Maradona, Giordano e il rinvigorito Filardi. Una pressione che i bianconeri riescono ad alleggerire con qualche punizione, ma il Garella anti-Juve è davvero una saracinesca. L'astuzia di Maradona origina il gol. Diego vede Tacconi fuori dai pali e cerca di sorprenderlo con il pallonetto. Quasi ci riesce. Certamente lo mette in difficoltà, tanto che la sua respinta difettosa provoca la rete di De Napoli. Il San Paolo, stracolmo per 90.000 presenze con record assoluto 2 miliardi e 459 milioni, esplode. Salta di gioia Ferraino, sorride compiaciuto idolo Allodi. In fondo è una sua creatura questo Napoli. Ma la Juve non ci sta e tenta in tutte le maniere la rimonta, ma non con cattiveria, per carità, con punizioni, tiri da lontano, calci d'angolo, e per ogni conclusione però c'è un Garella prontissimo a frenare entusiasmi nascenti e a difendere il prezioso 1-0. Hai fatto veramente un gran gol, sei stato il migliore in campo, forse perché manca Bagni, te ne approfitti, eh? No, approfitto che mancano non soltanto Bagni ma anche Romano, due grossi giocatori per il Napoli, però adesso noi alla fine abbiamo subito un po' la Juventus e sta giocando alla grande, dobbiamo stare soprattutto attenti nella ripresa. I timori di De Napoli non erano evidentemente infondati, perché la Juve cresce e con alcuni opportuni ritocchi comandati dalla panchina, Alessio per Bonini e Mauro per Magrin, diventa più autoritaria fino a costringere il Napoli ad offendere soltanto in azione di contropiede. Ha motivo di lamentarsi poi anche per un paio di non proprio ortodosse azioni difensive del Napoli, dall'ultima delle quali scaturisce l'angolo e il gol del pareggio con zuccata di Cabrini. Diventa allora una sfida di orgogli. La vecchia signora ha risposto da par suo. I campioni d'Italia devono dimostrarlo nei 15 minuti che restano. A testa bassa cercano il colpo vincente e lo trovano per un fallo di mano di Favero ineccepibile. Maradona non perdona. Per lui si conclude una settimana stressante, sì, ma con onori e tante soddisfazioni. Dalle congratulazioni di Alfonsin alla firma di un magico contratto alla vittoria sulla Juve, nei cui spogliatoi c'è silenzio e stizza. Non vuoi? Si è vista una Juve diversa nelle riprese. Sì, una Juve molto... noi nel primo tempo avevamo giocato molto bene, avevamo pressato dove il nostro gioco eravamo riusciti a farlo in piena velocità. Nel secondo tempo abbiamo rallentato ed è venuto fuori la Juve che non ci ha concesso più nessun metro e poi ci ha messo in difficoltà con queste palle lunghe, saltando il centrocampo e con i calci da fermo dove sapevamo che erano molto forti. Ecco, alla fine ho visto che ti sei abbracciato con Maradona, questa era la tua partita personale, vi siete chiariti, ma per quanto riguarda invece la partita, quella sul campo del San Paolo, finita 2-1, come l'hai vista? Ma io credo che da adesso in poi la Juventus darà fastidio a molte squadre, perché l'ho vista molto molto più forte del Napoli, anche se al Napoli mancavano 2 elementi, ma credo che oggi abbiamo dimostrato
che siamo la squadra più forte. Ciro Ferrara, come ha giocato Rush, visto e considerato che in campo si è visto poco? Io credo che Rush sia un elemento molto, molto difficile da marcare, perché è molto imprevedibile. Nonostante magari possa essere per qualche momento fuori dal gioco, nel momento decisivo può sempre metterci lo zampino, quindi è senz'altro un elemento molto pericoloso per la Juve. Naturalmente deve essere un elemento più sfruttato, però. Sul fatto del rigore mi sono trovato un po' sbilanciato da Maradona e con la mano alzata ho toccato un po' la palla, diciamo che forse era più fallo mio che non calcio di rigore. Ecco, e per quanto riguarda invece l'espulsione di Marchesi? Ma questo non lo so, perché non ero lì. Io sentirei il capitano Gabrini che sta cercando di sfuggire. Non puoi sfuggire, Antonio, sul fatto della partita. Io penso che tu debba dire qualcosa. Grazie, Favaro. Sono partite nate male, ecco. Quando hai tante occasioni per far gol e poi perdi, non puoi trovare nessuna. Così, non c'è una spiegazione per tutto questo. Poi c'è stato quel fallo a metà campo che secondo noi era a nostro favore, se il parere dell'arbitro era contrario.